Bellamà. Buon pomeriggio e benvenuti ad Aspettando Bellamà. Questa è l'ultima puntata di questa terza settimana in cui vi abbiamo raccontato la composizione del cast ufficiale della trasmissione che, vi ricordo, inizierà il 12 settembre tutti i giorni alle 15.15 su Rai 2, quindi dal lunedì al venerdì. In questa puntata scoprirete i 20 concorrenti ufficiali, 10 di età compresa tra i 18 e i 25 anni, 10 di età compresa dai 55 ai 90. Vediamo il viaggio di oggi. Questa è mia sorella, si chiama Giulia. Giù! Ok. Allora, dato che andrò in televisione al programma Bellamà, tu mi vedrai in televisione. Sì. Quindi dal 12 settembre davanti alla televisione. Meno male. Eccoci. Lui è Enea e ha tre fortune. Una, avere me come nutrice. Due, vive al mare. Tre, è un gatto. Un segreto. Se rinasco voglio reincarnarmi in un gatto. Questo è il mio gufetto portafortuna. Lo sai che sono stato preso a Bellamà? Lo sa. E adesso lo sapete anche voi. Ci vediamo a settembre a Bellamà. Mi dite come fate a mangiare questa roba, raga? Cioè, io sono d'accordo, il pistacchio può essere buono, può essere quello che ti pare, ma in queste condizioni è troppo. Dopo che ti sarai mangiato quel panino con la granella di pistacchio, la crema di pistacchio, il pane con la farina di pistacchio, il cameriere con i guanti di pistacchio, la mascherina di pistacchio, ci sarà solo una cosa a cui dovrei pensare. Ciao, amico mio, questo è quello che ti aspetta. Bellamà, ciao, vi ringrazio per averci scelto, a me e al mio amico Giuppo, gliel'ho comunicato, è contento pure lui, fatti vedere che sei contento. Mi dispiace, devo andare, il mio posto era. Oggi vorrei presentarvi un mio compagno, diciamo, si chiama Nunzio. Ciao Nunzio, salute. Nunzio, sai che tra poco mi vedrai in TV, vero? Lo sai, però mi raccomando, acqua in bocca. Fe, tu si nama la fe, ti stuocchi e fatte chiare, lacrime non fa mica. Cosa significa veramente essere per la pace? Che cosa significa opporsi alla guerra? Non significa forse opporsi, proprio resistere questo desiderio che sempre abbiamo di trovare un nemico al di fuori di noi. Sei contenta che mi hanno preso il casting? Certamente. Quindi tra poco mi vedi in TV. Contenta? Buongiorno a tutti, eccomi qua oggi di nuovo sul mio orto, sul balcone. Ecco, qui abbiamo un bel cetriolo, ci sono ancora dei pomodorini che stanno venendo fuori e ho ancora delle fragoline che stanno nascendo qui. Io e la gang abbiamo stessi gusti. Salto di palo in frasca, quando esco di casa fra almeno un palo in tasca, fra la tua tipa.
Ciao bella Ma, voglio presentarvi mia figlia Francesca, mamma a sua volta, e sapere cosa ne pensa di questa avventura che sta per intraprendere questa nonna boomer. Franci, cosa ne pensi? Ancora non lo so, però divertiti, contieniti e non mi far fare figuracce. Oddio, cercherò di fare del mio meglio. Ciao bella Ma, oggi sono in compagnia di un ospite speciale, Rio, eccolo. Mi devo sbrigare a fare questo video perché sta per scappare via, lo sento che sta per scappare. E niente, volevo fare un saluto. Oddio! Sì, se ne sta andando. E ciao a tutti. Mi hanno preso a Bella Ma, un programma che fa in onda dal 12 settembre su Rai 2. E non vedo l'ora! Anche noi! Pure noi! Ciao Bella Ma! Per oggi è tutto, avete scoperto quali sono i 20 concorrenti ufficiali di Aspettando Bella Ma, a cui tutta la squadra augura ovviamente buon divertimento e buon lavoro. Sono ragazzi e boomer già molto emozionati, che conoscerete meglio la prossima settimana nelle pillole che seguirete sempre alle 14 su Rai 2, e scoprirete anche un altro ingrediente all'interno della trasmissione. Tutti i giorni ci sarà una band resident composta da 5 elementi, ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Ma questa è un'altra storia, ve lo racconteremo la prossima settimana. Vi aspetto come sempre alle 14, naturalmente, su Rai 2. Buon weekend.